Bene, grazie Eugenia. Allora, anch'io ho pensato che cosa portare, indubbiamente occorreva fare qualche cosa che avesse il segno distintivo, vale a dire non riprendere, come ha fatto Eugenia, semplicemente dai nostri libri, ma pensare qualcosa per l'incontro odierno. E allora, dal punto di vista del clinico, naturalmente, ho pensato di mettervi in questo rapporto tra il tema del visibile presente e dell'invisibile agente, perché penso che questo sia un aspetto cruciale delle relazioni familiari e di una clinica orientata in senso familiare. Bene, sulla porta, nel luogo del passaggio, tra il dentro e il fuori, ci accoglie Andrew White. Andrew White è un grande pittore del Novecento, ma ha una caratteristica specifica. Se vi mettete un attimo nel quadro, potete sentire il silenzio, ma insieme al silenzio potete sentire l'attesa. È come se qualche cosa potesse morire e qualche cosa potesse nascere. È qualche cosa che ci richiede di andare nella profondità dei legami tra gli uomini, e questa profondità riguarda sempre il rapporto tra vita e morte, e dunque col senso del vivere. Tra l'altro, Andrew White viene colpito gravemente da una tragedia familiare, perché muore suo padre e un nipotino in un incidente stradale. Lui dice che la pittura è il modo con cui ha potuto trattare profondamente di questo dolore, ma anche per dare visibilità ai sentimenti. E adesso invece ci accoglie Antonio Bueno con un quadro molto particolare. Avevo cercato di metterlo nell'intervista clinica, poi ho visto che era troppo difficile. Cioè, troppo difficile da cogliere, perché qui il pittore fa quell'operazione che in letteratura si chiama straniamento e che in teatro si chiama coup de théâtre. Voi sapete bene che in genere il pittore è vestito e la modella è nuda. Ma che cosa vuole dirci in questo modo Antonio Bueno? Che cosa vuol dire essere nudi? Beh, essere nudi vuol dire essere di origine, ovviamente non ha a che fare con la sessualità. Il nudo è la condizione dell'uomo alla sua origine, vuole dire che il pittore sta all'origine della produzione. E se guardiamo la modella potrei dire che la famiglia, guardate, si è annoiata di essere guardata, si appoggia con il gomito su un tavolo, è stanca come le modelle dopo ore che hanno posato. Allora, possiamo interrogarci proprio tramite Bueno su che cosa significa un modello. E abbiamo diversi modi di pensare ai modelli che noi utilizziamo nella ricerca. Il primo è che il modello è uno stampo riproducibile, è il sogno di molti, ma che vediamo bene anche nel nostro ambito e anche in ambito psichiatrico clinico. A ogni disturbo mentale avremo un manuale che aiuta a seguire quel disturbo lì specifico. Perché la scienza è riproduzione, salvo poi scoprire che i terapeuti migliori sono quelli che non seguono i modelli. Il secondo modo di pensare al modello è che i modelli hanno valore predittivo. Questa è un'altra cosa che piace moltissimo, perché noi siamo in grado di prefigurare il futuro e in questo modo di controllarlo. Ora abbiamo un grande ricercatore che si è mosso secondo un modello predittivo che è Gottman. E Gottman ha costruito questo modello che permette di predire quali coppie sono esposte al divorzio. Solo che adesso abbiamo un problema. Abbiamo un problema perché su un rapporto su tre, addirittura un rapporto su due, è esposto al divorzio. Per cui non si tratta più di prevedibilità, basterebbe lanciare la moneta se è 50-50. E allora, mentre noi desideriamo molto predire, in realtà dobbiamo riconoscere la potenza di cui ha parlato Eugenia prima, del sociale sul familiare. La potenza
perché qui non si tratta più di divorzio, di una situazione particolare, ma si tratta di un modo specifico di vivere la vita nella cultura dell'Occidente. E ricordo che più del 60% delle famiglie nordamericane sono famiglie ricostituite, ma questo vale anche per il Nord Europa e possiamo aspettarci la stessa cosa perché noi arriviamo a seguire. Però c'è un altro modo che a me piace molto e che interessa e che io ho seguito, è di pensare al modello, e qui seguo René Thom, che ha scritto una cosa bellissima. René Thom è quello della teoria delle catastrofi, che non riguarda la catastrofe, riguarda dei modelli inattesi. È un articolo bellissimo di 30-35 anni fa sui temi della morfogenesi, dice, il modello potrebbe avere valore ermeneutico. Che cosa vuol dire? Che vado alla ricerca del senso, di un senso plausibile, non di una verità oggettiva. Sono alla ricerca di quello. Bene, a quel punto qui potremmo dire, i modelli servono a piegare la realtà e a riconfigurarle secondo delle modalità che ci sono vicine. Ma se ci fosse un'altra strada, vale a dire che il modello è già insito in quella realtà che noi vogliamo osservare. Se il modello praticamente fosse già vivo e presente dentro la relazione familiare e non avesse bisogno di qualcuno che costruisce qualcosa d'altro, come dire sopra? E questa è la domanda. È quello che noi pensiamo. Sostanzialmente che le relazioni generazionali abbiano una sua ontologia e quindi un compito del ricercatore è quello di cogliere la natura, l'ontologia del fenomeno che osserva. Ma la domanda è, se fossimo Antonio Bueno, quel pittore, e noi ci esponiamo tramite il modello, che cosa disegneremmo su quella tavola? Che cosa ci metteremmo? Bene, a quel punto qui vediamo cosa possiamo metterci. I miei giovani, le persone a me vicine, sanno quanto faccio riferimento a Vassili Kandinsky e a Paul Klee. Perché? Perché sono tutte e due pittori di origini, punto, linea, superficie, pochi elementi essenziali. Questo è il lavoro che fa, lavorando alla Bauhaus per anni, quello che c'è stato più di tutti, Vassili Kandinsky. E Paul Klee scrive Il trattato della forma e della figurazione, un testo fondamentale, di nuovo di origine. E tra le origini appare il triangolo. Allora, qui quello che ci fa, siamo nel 1927 e Vassili Kandinsky ci dice molle durezza, un evidente ossimoro. Lui ci dirà anche che il triangolo è una forma specifica, non è una triade. La triade la disponi come vuoi, il triangolo no, il triangolo è vincolante. E c'è, ha il colore del giallo, è provocatorio, è soggetto anche a trasformazioni, potremmo dire che è un luogo di passioni. Ok, questo può essere un triangolo. E dice molle durezza, usa l'ossimoro. Perché sa o comunque sente che nell'ossimoro, nella doppia presenza, sta la possibilità della creatività. E qui mi piace ricordare un grande maestro, Paul-Claude Racamier, e qui c'è Simona Taccani, che su questo hanno lavorato. Qual è lo spazio creativo che noi abbiamo nel nostro lavoro? Lo spazio creativo è lo spazio dell'ambiguità, perché l'ambiguità non è l'ambivalenza. L'ambiguità è la doppia natura e se hai doppia natura puoi trattare. Non a caso la patologia è sempre segnata dalla caduta della doppia natura, dall'impossibilità di trattare il tema dell'ambiguità. E lui ci dà questa possibilità e poi ci dice con questa calore cocente. Se è calore cocente, come dicevo prima, possiamo pensare a delle passioni. Ma se ci dovessimo interrogare sulle passioni che riguardano i legami familiari, cosa potremmo dire? Sono uguali le passioni che riguardano la cultura dell'Occidente nel passato e nel presente e sono uguali le passioni che riguardano la nostra cultura dell'Occidente rispetto ad altre culture che sempre di più sono con noi. Se a Milano ci sono più di 120 culture diverse, più ancora che a New York. Il tema dell'incontro con l'altro e con l'altra cultura familiare si impone, non a caso, come ricordava
Eugenia prima, ci occupiamo profondamente da tempo dei temi non tanto solo della migrazione, ma della possibilità o meno del dialogo tra le culture. La passione. Beh, la passione in molte culture, la nostra fino alla mia generazione, la passione era fare famiglia. Tu esci dal destino se non fai famiglia. E questo vale per moltissime culture attuali. Tu esci dal destino se non fai famiglia. E si sapeva se non si faceva famiglia cosa si faceva. La chiesa, l'esercito. Ma la condizione dei singoli, specialmente della donna, era una condizione ad altissimo rischio. Se non fai famiglia esci dal destino. E adesso? E questo è il vero e profondo cambiamento, non le varie forme di famiglia. Il vero profondo cambiamento è questo, che la passione è legata alle scelte individuali, al fatto se io voglio e desidero o impongo di fare l'esperienza di famiglia. Perché nella nostra cultura la grande differenza è data che tutto il mondo è intorno a me stesso. Ringrazio molto le persone che sono venute qui oggi, i miei amici dalle varie scuole di psicoterapia, i miei amici di altre università di prestigio, perché strappare il tempo al tempo è fare un dono, perché tutti noi siamo così tanto impegnati, perché tutto il mondo è intorno a noi stessi. Se poi abbiamo vicini i nostri cellulari, sempre più potentissimi, se abbiamo Skype, abbiamo tutte le possibilità, le tecnologie ci danno delle possibilità incredibili, ma ognuno il rischio è che è chiuso nel proprio mondo. Questa è la nuova passione. Cosa vuol dire per la clinica? Per la clinica vuol dire che cambiano profondamente determinate modalità di lavoro, ma di questo ovviamente adesso che non mi occupo, perché noi comunque viviamo il tempo presente. Non è che dobbiamo, come dire, pensare ad un tempo passato come se fosse buono e bello, non è assolutamente vero, perché ogni tempo corrispondono i suoi problemi e le sue tragicità. Pensate solo ai tempi in cui le nostre famiglie hanno vissuto in tempi di guerra o di gravissima carestia economica. E allora la domanda è, cominciamo a chiederci lo spirito. Ormai nella ricerca clinica di spirito parla nessuno. Sì, ma non vuol dire perché non se ne parla che non c'è. Perché quello che veniva detto prima è che ci sono certe dimensioni che sono andate nel latente. Ma andare nel latente non vuol dire che non agiscono. Come la psicanalisi, devo dire, è insegnato da molto tempo, se vogliamo metterci occhio e non cadiamo nei riduzionismi psicoanalitici. Bene, questa opera di Bill Reid, di Jade Cano, la trovate all'aeroporto di Vancouver, e se andate a Vancouver andate a vedere questo museo di antropologia che è una cosa spettacolare. Ma attenzione bene, non sta parlando di un passato, perché questa cosa qui è degli anni 85-86. Sta parlando del presente, perché Bill Reid è figlio della cultura Haida, la cultura della British Columbia che va verso l'Alaska, e dove si vive così. E la cosa bellissima di questa scultura, che parla dello spirito, dice, mette al centro il navigante, che viene chiamato l'anziano coscritto. L'anziano coscritto è quello che è costretto a tenere viva la memoria, un problema fondamentale. Dall'altra parte vedete l'orso che guarda l'indietro, perché se non guardi l'indietro perdi il rapporto con le radici. Vale a dire che mentre la barca si muove, è come se dovessi mantenere questo rapporto con il mondo di dietro che ci appartiene. E questa maschera bellissima, la maschera Yoruba, ricordo che le maschere non nascondono, le maschere rendono visibile. Che cosa rendono visibile le maschere? Rendono visibile che noi abbiamo il rapporto con i nostri antenati, come avete visto prima in Bill Reid. E il rapporto con i nostri antenati, il livello dello spirituale nel familiare. E qui vedete queste persone, queste maschere vengono ancora oggi messe nelle situazioni di crisi familiari e di crisi sociali, oppure nei momenti di passaggio, nelle famose transizioni. Noi sappiamo che senza rituale non ci può essere passaggio. Ma la nostra cultura era poi così diversa, le nostre matrici dove sono? E questo si vede, Patrizio Barberini, primo secolo dopo Cristo, e lui porta i suoi antenati.
le figure dei suoi antenati, perché è il rapporto con le origini, è il rinnovamento del rapporto con le origini che costituisce famiglia. E questo, il sacro all'origine, è la cultura romana per prima che installa il sacro familiare. E lo si vede benissimo a Roma quando Ottaviano Augusto, con la Rapacis, fa vedere una processione sacra di cui adesso vediamo alcuni aspetti. Bellissima la storia. Questa Ara Pacis è stata recuperata nel 1937 e faceva da fondamenta, era sotto come si usava sempre, tutta la roba di prima si metteva sotto per fare le fondamenta. Pensate che bello questa cosa qui, che da sotto riescono a vedere, avevano visto alcune parti, non potevano vedere tutto. Sotto in via di Lucina, a Palazzo Fiano, sotto avevamo due grandi lastre che sono ancora visibili se andate all'ambasciata di Francia, su Alpincio. Le vedete là, sono fuori. È da lì che hanno capito che ci doveva essere da qualche parte. Morale della favola, tirano fuori questa meraviglia, ci vogliono dei tempi, e ci rimettono in contatto con la sacralità dei legami familiari nella cultura romana, la quale, a differenza del mondo greco, è lì che si instaura veramente la differenza, dice che la famiglia è sacra. E di nuovo la famiglia è sacra perché mantiene vivo il rapporto con gli antenati. Se tu adotti un figlio, adesso lo vediamo, se tu adotti un figlio, l'adozione riesce per una semplicissima ragione. L'adottato è tenuto a rendere onore agli antenati di questa famiglia. È quello che io dico, non a caso, che le adozioni non riescono, non possono riuscire se uno non sente che quella è veramente la sua famiglia. Se invece, come dire, il risentimento, il rancore, tutte queste cose prendono sulle origini oscure, non ci sarà nessuna possibilità di procedere nella vita. E questa è la processione sacra. Questo è Agrippa. Agrippa è quello che ha costruito, era un edile famoso, che ha costruito il Pantheon, che vedete a Roma, e Agrippa poi purtroppo morirà. Che cosa fa Ottaviano Augusto? Sceglie questi bambini, che sono suoi nipoti, li adotta, non Tiberio, adotta i suoi nipoti perché diventino imperatore. Ne adotta due, perché se muore uno in battaglia, purtroppo morirà Agrippa, morirà Gaio, morirà Licinio, moriranno tutti, e Tiberio sarà costretto, l'ultima cosa che voleva fare, a fare l'imperatore. Ma la cosa bellissima è che voi, se entrate nella Rapacis, siete in mezzo alla strada e guardate di qua e di là e partecipate a una processione sacra. Questa è la relazione familiare. Ma voglio finire con due aspetti che riguardano sempre noi su questa tematica. Occorre andare al Battistero di Parma. Al Battistero di Parma potete vedere un'altra cosa straordinaria. Se guardate vicino alla Gerusalemme celeste, che naturalmente è nell'alto, qui come i segni zodiacali, non a caso qui, in questo che era il refettorio di questo nostro convento, vedete una cosa straordinaria, perché avete 12 apostoli fino lì, e poi vedete i 4 evangelisti, ma i 4 evangelisti non hanno gli animali vicini, loro sono gli animali. Cioè praticamente avete mezzo animale e mezzo uomo, e quindi avrete il toro, avrete naturalmente il leone, avrete l'angelo, eccetera, l'aquila, ma questa è la cultura sciamanica. Quindi noi siamo figli di un'unica e profonda cultura. La trasformazione dell'uomo in animale, dell'animale in uomo, per favorire il passaggio tra cielo e terra riguarda tutte le culture. I primi re di Roma sono degli sciamani. I primi figli del cielo, che sono gli imperatori cinesi, sono gli sciamani. Vittorio Cozzoli, che è qui, che è poeta e studioso del Dante anagogico, ci dice Dante Alighieri non costruisce, lui all'inferno ci va, lui all'inferno ci sta. Lui sta all'inferno, vive l'inferno, vive il purgatorio, vive il paradiso, perché la sua cultura è profondamente sciamanica. E lui spiritualmente è veramente in quella vita, non allegoria, vissuto concreto. Cosa ha a che fare questo con lo sviluppo successivo? Beh, la cultura cristiana è la prima e l'unica che rende sacra la famiglia passando il divino direttamente nell'umano. Cioè di divinità sacre ne abbiamo decine in tutte le culture, di nascite meravigliose le abbiamo dappertutto, ma là dove si sacralizza la famiglia umana tramite la discesa, il Dio dell'uomo è solo del cristianesimo.
E questa cosa stupefacente, purtroppo questo quadro è andato distrutto con l'attentato di Gergrofili, questo quadro di Gherardo Delle Notti, ma ne abbiamo alcuni simili di Rubens, ci dice dov'è la luce? Favoloso. Guardate questo quadro e vedete che la luce viene dall'incontro tra bambino e lo sguardo della madre. Molto prima che la psicologia, molto prima, qui siamo nel 1600, molto prima che la nostra cultura si occupasse di questi sguardi, molto prima. Questa è la nostra matrice. Ok, ma allora questo che cosa vuol dire? Sostanzialmente, su quella famosa tavola, noi cosa ci mettiamo? Quello di cui parlava prima Eugenia. Bene, noi cominciamo a metterci un triangolo. Questo triangolo è lo spirito del modello. Questo è lo spirito. E questo triangolo è fatto, se vogliamo, da cose che sembrano molto semplici, ma di cui poco i clinici si sono occupati. Poco abbiamo chi si è occupato di fiducia, molto poco abbiamo chi si è occupato di speranza, ovviamente molto di più di giustizia, perché tutti vivono nel sentimento di ingiustizia. Ma noi sappiamo che l'uomo giusto è l'uomo dei dolori, non quello che rivendica sempre il diritto, è l'uomo che affronta le difficoltà. Questo è il giusto. Dunque il sacro, noi introduciamo la tematica del sacro nelle relazioni familiari, nella clinica delle relazioni familiari. Questo è un orientamento, non è un genere terapeutico, è un orientamento, è un modo di pensare alla clinica, è un modo di fare clinica. Speranza, ci dice il nostro Leopardi, e dice, la speranza, navicella fragile e vulnerabile. La cosa importante dal punto di vista clinico, e voi sapete che se c'è un poeta che si è occupato di speranza e di ispirazione, Leopardi, non a caso grande filosofo della speranza. Allora dice, navicella fragile. Va bene, allora se noi dovessimo tenere clinicamente conto del valore della fragilità della relazione tra gli uomini, forse vale proprio la pena. Se invece di dire cos'è giusto e cos'è sbagliato, come dovrebbero essere le cose, come dovrebbero funzionare, noi rispettassimo l'estrema fragilità dei legami. E qui ricordo quel bellissimo testo di Martha Nussbaum che si chiama, che non a caso si collega alla cultura greca, che chiama la fragilità del bene. Perché il problema non è il male. Il problema è la fragilità del bene. Il male lo vediamo comunque, sempre. I nostri dizionari sono pieni del male. Le nostre psicopatologie sono piene del male. Il vero problema è la fragilità del bene. E un clinico che è in grado di andare a cogliere qualcosa della fragilità del bene è un clinico che produce. La cosa buona è che io posso partire da qualsiasi punto. Essendo un triangolo, se io lavoro sulla costruzione della fiducia, influenzo la speranza e l'equità, vale a dire la rimessa in azione dell'atto positivo. Ma poi c'è l'anima. Se dunque lo spirito, devo studiare l'aspetto dell'animazione. L'animazione è dell'uomo, lo spazio animato che i medievali conoscevano benissimo. Il tempo dell'uomo è il tempo dell'animazione. Qui benissimo, vedete Watteau, il contratto di matrimonio. E che cosa ci dice? Intanto è totalmente nella natura, intanto il sacerdote che è lì conta poco, è solo uno che registra, perché al centro della vita sta la coppia. Questo era già della cultura ortodossa, molto meno di quella cattolica, fino ai tempi recenti. E ci mette e fa vedere come la coppia di origine, che è quasi come santificata, è in grado di cambiare il mondo, influenza la relazione. Praticamente Watteau sta parlando del valore dell'origine. In questi passaggi, a proposito della fragilità del bene, quello che noi cerchiamo di fare è di rilanciare l'origine. E questo è Puvis de Chavannes, un grande simbolista che ci dice, qual è, si chiama Dolce Paese, ma di che cosa ci parla? Ci parla del tempo della famiglia. Il tempo della famiglia è un tempo di gioco, è un tempo dell'attesa, è un tempo del ristoro, è un tempo del ristoro. Definire che tempo è quello familiare diventa indubbiamente importante. Per esempio, noi sappiamo che un problema che abbiamo è la caduta della commensalità. E questo è un grave problema, perché la famiglia non può vivere senza un rituale di commensalità.
e non aggravi, a caso di nuovo tutti i gravi disturbi, le patologie attaccano la tavola comune, sono attacchi alla commensalità. Ma la famiglia non è mica solo l'attesa, la famiglia è il luogo di tragedie. Andate a Berlino, vedete il museo di Käthe Kollwitz, che a sua volta è stata provata per la morte di uno dei suoi figli, quello a cui lei è più legato, durante la guerra, e vedrete tutta la tragicità delle relazioni umane che passa tramite la famiglia, dove il problema non è la povertà, ma il problema è la miseria, il problema è la disperazione. Questa è la famiglia. Cioè, non è che abbiamo le famiglie... Vorrei dire, tenere insieme, come dicevo, le doppie nature è un aspetto fondamentale. Ecco dunque l'altro triangolo. Se noi cominciamo a mettere vicini o intersecati triangoli, cominciamo a costruire uno spessore, una profondità del triangolo che va verso la piramide. E dunque avremo un punto centrale di focalizzazione. E al centro c'è sempre il genos. Genealogia, che vuol dire stirpi. Generazione, vuol dire differenza di generazioni e generi. La cosa incredibile è che dunque la famiglia per niente affatto vive di sentimenti di coesione, eccetera, ma le relazioni familiari possono funzionare solo se viene trattata la differenza profonda. Ma questo ha degli impatti notevoli dal punto di vista della clinica. Vuol dire che il conflitto viene messo, noi lo chiamiamo l'anima della relazione. Non puoi non essere in conflitto perché agisci la differenza. Non puoi non gestire, allora la differenza sarà data dal fatto di come noi gestiamo i conflitti. La discordia, quello che chiamo discordia, è il precipizio del conflitto. Non è possibile nessun dialogo. Dall'altra parte avremo la capacità di negoziare, ma per negoziare io devo riconoscere profondamente l'esistenza dell'altro, lo posso anche odiare. Sapete la differenza che i latini facevano tra l'hostis e l'inimicus? Sono due cose diverse. Bene. Perché se io faccio cadere il riconoscimento dell'altro come un me stesso e come necessario a me nella relazione, su di lui o di lei posso fare tutto. È quello che è successo con i bambini. Adesso sai, c'è la moda di giù le mani dai bambini. Alle donne... per secoli, ancora adesso, le spose bambine, tutte situazioni del genere, degli uomini sugli uomini, le guerre, eccetera, eccetera. Ma noi se andiamo a vedere c'è un nocciolo di psicopatologia che ci dice che viene dal mancato riconoscimento della relazione che è il primum movens. Se io non riconosco la relazione, ce ne hanno parlato Gadamer, ce ne ha parlato Hannah Arendt, ce ne ha parlato la fenomenologia, ce ne ha parlato Ricoeur. Se noi non mettiamo all'origine la relazione, non come risultato, e devo dire che tra i familisti molti non hanno il concetto di relazione, hanno il concetto di interazione, studiano, come dire, i pattern, gli schemi, ma non sono relazionali, perché la relazione è il legame. Se il legame è tale è perché è di origine, non è il risultato di uno scambio, all'origine si sta il legame, né più né meno come nella Sacra Bibbia. La seconda versione della Genesi ci dice Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò. Ah, dunque vorrebbe dire che la relazione è l'immagine divina, maschio e femmina, quel famoso e che è correlativo e nello stesso tempo distintivo. E siamo verso la fine, 5 minuti per parlare di una tematica importantissima che è il tema dell'incorporazione e del destino. E qui bisogna andare al museo, qui a Milano, al museo in Sala degli Scarioni, a Castello Sforzesco, dove incontriamo quest'opera molto particolare, direi assolutamente unica di Michelangelo, che viene chiamata Pietà Rondanini, perché l'hanno trovato in questa famiglia Rondanini intorno agli anni 30, dove valeva poco e niente, la vendevano per 30 scudi. Pensate, con tutto quello che si faceva pagare, Michelangelo da vivo si faceva pagare dai papi, dai comitati, delle cifre incredibili. Perché? Perché questa qui se la tiene sempre vicino a lui e quando lui muore, i notai del papato, che subito avevano l'occhio,
piombano subito nella casa per vedere quali opere ci sono a portare a casa. Suo nipote Ludovico deve venire da Firenze e quindi lui arriva tardi e vedono quest'opera qui e dicono: ma sì, c'è una cosa sbozzata, non finita, è messa lì, e se ne perdono le tracce perché lui la dona a uno degli umili, Antonio di Francese, che è il suo servitore. La dona a uno degli umili, qualche significato ce l'avrà. E allora cominciamo ad andare a vedere il destino di quest'opera dentro la storia di vita di Michelangelo Buonarroti, che colpisce perché abbiamo due racconti profondamente diversi su di lui come persona. Un avaro incredibile. Gli stivali che metteva li teneva così tanto tempo che quando erano di pelle di cane, quando li levava veniva via anche la pelle. Non si cambiava, stava miserrimo. E il Vasari invece ci dice: no, ma guarda che era magnanimo. Con chi era magnanimo? Con la sua parentela, con questi due nipoti, tra cui uno Leonardo. E perché? Perché c'è tutta una storia. Lui si incorpora in una vicenda familiare specifica. Suo padre, a sua volta Ludovico, era una persona importante della famiglia dei conti di Canossa, ma che era caduta in disgrazia perché nelle città toscane, quelle che contavano veramente, tu potevi accedere ai servizi pubblici se pagavi dei tributi importanti. Non bastava il titolo, tu dovevi avere il denaro per pagare. E quello che è successo è che suo padre non poteva più pagare. Per cui la famiglia cade in disgrazia. Di sua madre non sappiamo niente, perché dice: sposa una donna di costumi onesti, punto e a capo, per dire il rilievo del femminile, delle culture. E lui cosa fa? E lui è dal padre quello pensato che deve ristabilire l'onore della famiglia. I suoi fratelli vanno nelle corporazioni della seta, lui è mandato a scuola di grammatica, ma lui della scuola di grammatica non gli fregava niente. Va dunque nella scuola di pittura, sarà adottato di fatto dalla famiglia dei Medici, e fin quando morirà il grande dei Medici, nel 1492, che è lo stesso anno della scoperta dell'America, e lui vivrà di questa protezione. Cosa farà per tutta la vita? Lui farà il miserimo, continuerà a farsi pagare moltissimo, perché nel suo destino c'è quello di ristabilire il valore del nome. E infatti fare in modo che questi due nipoti abbiano matrimoni importanti, e lui non si sposerà mai, e dirà che l'unica sua sposa è l'arte e che i suoi figli sono le sue opere d'arte che lui lascia all'umanità. Ma quello che mi interessa, e siamo vicino alla chiusura, è renderci conto che da questo punto di vista ciascuno di noi non può che incorporarsi. Di solito l'incorporazione viene vista in maniera negativa, nella psicanalisi è vista molto male. No, qui è vista come assolutamente necessaria. Se tu non ti incorpori, non sei incorporato, come diceva Eugenia dall'altro, tu sei solo un marginale o un reietto. Capite che la patologia dei legami è lì dietro l'angolo. Se ti incorpori, devi far fronte al destino. Altra cosa di cui non si parla quasi più, destino, la libertà dell'individuo, aumentare le possibilità di scelta, tutto grande. Il destino non è il fato, perché il fato è nella mano degli dèi, il destino è anche nelle nostre mani, ma non è nelle nostre mani. Tu già prima di nascere appartieni a un destino, ed è quello che ci dice sostanzialmente la vicenda di Michelangelo, ma che potremmo dire di molti casi, ma di questi ovviamente qui non trattiamo, della nostra patologia. E ecco dunque l'ultimo triangolo che al suo centro ha il tema cruciale del rapporto, di nuovo se andate a vedere l'ambiguo, la doppia natura, del dono e del debito. Questo modello del dare, ricevere e cambiare l'ha messo a fuoco anni fa Benveniste, che è un grande linguista, e diceva: c'è una relazione tra dare, non tra dare e ricevere, tra dare, ricevere e ricambiare. Al centro il dono e al centro il debito. Se mettiamo il dono e mettiamo il debito, vuol dire che la patologia sarà carico e dell'uno e dell'altro, oppure la salute sarà carico e dell'uno e dell'altro. Sappiamo che molti doni sono doni avvelenati e dunque perdono la caratteristica del dono.
che molti compiti vengono assunti come l'ultima delle fatiche. Il compito è un sacrificio, il debito è qualcosa per l'altro. Ma se io porto costantemente in scena la fatica e dal mio debito, a quel punto qui il debito non può essere assunto. E questo, per finire, è la clinica. Questo è il lavoro clinico. Il lavoro clinico non è la psicoterapia. La psicoterapia lavora su settori molto particolari. La clinica si occupa di cura dei legami. E che cosa fa sostanzialmente? Inserisce i membri, non gli individui, i membri familiari, li inserisce dentro un recinto sacro, che è questo di origine che noi conosciamo da sempre, il labirinto, dove bisogna puntare al centro. Ma per puntare al centro, il clinico non basta a se stesso. Può essere bravo, esperto, sensibile, ma avrà sempre bisogno dell'altro. Che noi sappiamo che più della metà dell'impresa, del lavoro clinico, è a carico dell'altro. Abbiamo delirato sul potere nostro, di terapeuti, di cambiare, di essere noi l'origine della vita e di cambiare addirittura le origini. E questo ci dice anche dalla posizione che il clinico, secondo me, dovrebbe assumere nel lavoro che fa. E ecco quindi la posizione di cui voglio dirvi. Primo, la posizione umile. Se ho una posizione umile, riconosco subito che la potenza è quella dei legami e non è la potenza che viene da me. Non è che non abbia potere, ma riduco la mia potenza. La seconda è la prudenza. Bisogna misurare bene i passi, perché se sbagli il primo passo hai già perso il rapporto con le persone. Ieri Doug Snyder, in questo bellissimo seminario che ha fatto sul trattamento dell'infedeltà, ha fatto vedere benissimo, secondo il suo orientamento, che integra gli aspetti emotivi, cognitivi, con insight, ha fatto vedere primo passo di ogni relazione, fai in modo che la relazione continui, perché la prossima volta non è mica detto che le persone vengono. Tieni bene, se sbagli lì hai già perso tutto. Ben diverso terapia, le persone si mettono lì, ti chiedono la terapia, ho capito. Secondo, il primo passo che fai, che obiettivo ha? E per esempio lui diceva, tieni, salvaguarda il legame, c'è l'infedeltà, scoppia tutti, tutti ne vogliono parlare, implicheresti tutti. No! Grave errore, tieni concentrato, tieni una coppia. Perché? Perché se avrà un'evoluzione in un certo senso la tratterà, ma potrebbe darsi che le persone riparino. Se riparano, come fai a riparare se è sbrindellato e frammentato tutto, se dappertutto è stato buttato il male, che poi va a finire sul sociale, come vediamo benissimo, no? Lo vediamo tutti i giorni. Terza posizione, tenerezza, l'abbiamo già detto. Se pensiamo alla fragilità del bene, alla difficoltà anche di perdonare, di riconciliarsi con l'altro, eccetera, eccetera, dobbiamo prendere atto fino in fondo della fragilità del bene. Sobrio. Questa è una parola che non si usa più, la sobrietà. Fare quelle poche cose, quel poco che è utile e necessario. Come dire, di nuovo, è un attacco al sentimento di onnipotenza. Poche cose utili. E ovviamente la competenza. Solo che la competenza nostra è la stessa competenza delle persone che noi incontriamo, è la competenza delle persone che vivono relazioni familiari. La differenza sta che magari abbiamo fatto un lavoro e facciamo un lavoro in cui ci mettiamo più aspetto riflessivo, ci mettiamo qualcosa di in più per articolare meglio e comprendere meglio il mondo dei sentimenti, il mondo delle azioni, ma comunque non siamo di una natura diversa dalle persone che incontriamo. Bene, grazie dell'attenzione.